Il gruppo consiliare del Comune di Reggio Calabria, Democratici e Progressisti Metropolitani, ha presentato le adesioni degli assessori Giuseppina Palmente e Demetrio Delfino, nonché quella del consigliere metropolitano e sindaco di Benestare Domenico Mantegna. In conferenza stampa stiamo presentando tre nuovi componenti del gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani, un gruppo che si allarga con le adesioni di due assessori che erano già presenti nella precedente giunta e meritavano a nostro avviso la conferma perché hanno lavorato bene. Si tratta di Demetrio Delfino e di Giugi Palmente, entrambi presenti in giunta con deleghe importanti, e di un consigliere metropolitano che è Domenico Mantegna, che è anche sindaco di Benestare. Ecco, il gruppo Democratici e Progressisti, come ben sapete, è nato nel mese di ottobre, insediandosi qui in Consiglio Comunale con quattro consiglieri comunali. In realtà, più che un gruppo, si tratta di un vero e proprio progetto politico, un progetto politico destinato ad allargarsi. Ci sono e ci saranno nuove adesioni, oltre i consiglieri eletti e gli assessori. Stiamo preparando un grande evento, una sorta di convention che realizzeremo appena la pandemia, appunto, ci consentirà di realizzare eventi con presenze importanti. Ci allargheremo anche nel territorio metropolitano, ci saranno le adesioni di tanti sindaci e consiglieri dei comuni limitrofi. Un vero e proprio partito politico che si sta strutturando, che vuole fare politica e che ha tante iniziative e idee per la città di Reggio Calabria. Siamo vicini agli ideali e ai valori del centro-sinistra, quindi guardiamo con grande attenzione anche a quelle che sono le dinamiche all'interno del Partito Democratico. Col Partito Democratico abbiamo un dialogo costante e avviato. Ecco, l'obiettivo nostro è quello di crescere e di avere un'azione politica incisiva e intensa all'interno della città di Reggio Calabria. Un tema a noi caro è quello del lavoro e su questo tema stiamo lavorando a un'importante mozione che riguarda il tema delle stabilizzazioni della legge 15 e della legge 31. Il comune ha avviato le procedure per stabilizzare i lavoratori, purtroppo il contributo regionale non consente ai lavoratori precari del comune di Reggio Calabria di avere un contratto di lavoro degno dal punto di vista delle ore. Su questo insieme a tutta la Giunta stiamo lavorando per trovare una soluzione che consenta appunto ai lavoratori di avere un numero di ore tali da avere un contratto di lavoro che sia degno. Ecco.